Chi viene in radio? Bene, buongiorno, buongiorno a tutti, consueto ospite di turno, indovina chi viene in radio. In radio vengono in due. Viene Peppe Cirillo, cantautore, musicista ovviamente, e c'è Sara Della Monica che rappresenta il gruppo Le 8.03 Spacciatori d'Arte. Salve a tutti. Bene, buongiorno spacciare tutti. L'arte, non altre schifezze. Assolutamente insomma, no. Peppe, incominciamo. Noi prima di andare in onda abbiamo ascoltato Di Maddustaia. E quindi da questo partiamo un attimino a conoscere la storia di un cantautore napoletano che già sta al suo terzo album e a breve, mi diceva, passa al quarto album, e quindi è giusto che noi facciamo conoscere in maniera più piena Peppe Cirillo. Sì, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio Antonio per la sua cortesia
Io sono un modesto cantautore, amo la lingua napoletana perché è una lingua riconosciuta anche dall'UNESCO. E porterei avanti comunque il discorso, ma lo dico con modestia, della classica napoletana. Scrivo col cuore, scrivo da sempre, e grazie a Dio ci sono delle cose, mi dicono, egregie. Bene, detto questo, noi ce ne accorgeremo mano a mano sia attraverso le canzoni che ascolteremo durante questa intervista, sia per le canzoni che noi poi manderemo in palinsesto, e quindi ci sarà la possibilità di conoscerti in maniera più ampia. Noi poi, tutto sommato, siamo la radio che appunto cerca di far conoscere quelle che sono le belle cose che facciamo a Napoli in tutti i campi e anche nella musica, ovviamente. Anzi, dicevamo prima in privato che proprio perché sono tantissimi gli artisti meritevoli, praticamente, che paradossalmente poi per loro non ci sono spazi. Come la vivi questa cosa, Beppe? Io la vivo in una maniera alquanto malinconica, perché conosco come te tanta gente che meriterebbe una vetrina diversa. Io grazie a Dio vivo anche di un altro lavoro, per cui i compromessi non li accetto assolutamente. Questa è una cosa importante, viene determinata proprio dal fatto, però a volte poi, ecco, avendo un altro lavoro ci si può dedicare parzialmente, però capisco perfettamente, come diceva un mio amico medico e musicista, io faccio il medico per campare e faccio musica per vivere, insomma, credo che questa è una bella cosa, questa la posso rubare. Rubala, perché di un mio amico rubare, non c'è il copyright. Molto bella, effettivamente è così. Io i momenti di malinconia riesco a descrivere l'amore, ma diciamo che sono un malinconico per natura, perché mi piace osservare tanto e entrare nelle storie, entrare nei pensieri dei miei cari, insomma, e riesco a mettere poi con la penna, riesco a descrivere delle situazioni. Bene, adesso sentiamo come descrivi questa situazione in questa prossima canzone che ascolteremo adesso. Ma che fa? Peppe Cirillo. Che fa? Che fa rimane se te ne vai? Che fa se non ci pensa che a quest'ora stiva con me? Che fa se viene vierna? Che fa se non mi cerca? Ma che fa, che fa? Si resta sul caso. Che fa se mi diceva io per te moro? Che fa se era felice e mi nascondeva dentro all'occhio tuoio? Che fa si dinde suona da stregna come a iera? Ma che fa, che fa se non ti scorda più? Non mi fiere sta. Che fa si passo tempo? Che fa si non mi cerca? Ma che fa, che fa si resta sulla casa? Indovina chi viene in radio. Indovina chi viene in radio.
Benissimo, rieccoci qua di nuovo dopo aver ascoltato Macaffà. E allora, Sara De Lamoni, che è qui presente, appunto rappresentante questo gruppo culturale che si interessa, ecco, appunto, proprio di dare spazi a chi spazi non ne ha. Parliamo un attimino, ecco, delle 8:03. Tutte donne, mi pare, vero? sì, siamo tutte donne. E diciamo quelle che sono le cose che avete fatto e quelle che intendete fare. Cosa c'entri tu con Peppe Cirillo? Allora, noi siamo un'associazione, tu ci conosci bene, in quanto come radio ci rappresentate. Siamo partner. Infatti, in quasi tutti gli eventi. E rappresentiamo appunto, cioè io rappresento le 8:03 spacciatori d'arte. In questo momento la presidentessa non c'è perché è a lavoro, è Paola Basile, quindi io la rappresento. La salutiamo. La salutiamo calorosamente. E praticamente noi ci occupiamo appunto di diffondere l'arte in tutte le sue forme per quello che possiamo fare, senza naturalmente avere nessun resoconto monetario alla fine, nel senso che noi cerchiamo di far esporre artigiani, far cantare appunto musicisti in teatri o anche nei musei, senza prendere naturalmente soldi. Lo facciamo in maniera gratuita. Abbiamo fatto diversi eventi, tra cui anche al Maschio Angioino, restati a Napoli 2 anni fa. Abbiamo fatto parecchi eventi per l'associazione contro la lotta alla distrofia muscolare e insomma molte opere di beneficenza, dove appunto questi artisti, diciamo, napoletani che non sono molto conosciuti nei vari giri diciamo musicali, insomma, hanno cantato per noi, insomma. Peppe Cirillo, diciamo, Peppe pure, Cirillo. Diamo un'anticipazione. Peppe Cirillo è una new entry, nel senso che a ottobre ci sarà un suo concerto, anticipiamo, in un teatro napoletano, insomma, e quindi noi sponsorizzeremo il concerto di Peppe Cirillo, insomma, alle 8:03. Beh, lo faremo anche noi. Con grande piacere, visto che è una persona, è un cantante, un cantautore, anzi, diciamo, sì, bene le cose, è molto valido, insomma. Di solito i cantautori suonano uno o più strumenti. Cosa suoni, Peppe? Guarda, suonare per me sarebbe un'arte magnifica. Io posso raccontare un piccolo episodio. Certamente. Quando finì le scuole medie, mio padre mi chiese: e adesso? E io dissi: papà, guarda, io voglio andare al conservatorio. Lui accettò di buon grado questa cosa e mi iscrisse all'istituto tecnico. Grandissimo. Non lo dimentico più, però è così. Quindi sono un autodidatta, suono un po' la chitarra, un po' il pianoforte, e se mi posso permettere sto imparando, ma proprio per proseguire i passi di papà, perché papà suonava la fisarmonica e cantava, sì, pure, sto imparando la fisarmonica con un maestro ritengo eccellente, se posso fare anche il nome, Sasabie de Palumbo. È la fisarmonica ufficiale di tutte le belle musiche. dove si è instaurato un rapporto, ma d'altronde con tutti i musicisti che collaborano con me, si è instaurato un rapporto veramente fraterno. Bene, quindi questo... io credo ancora nell'amicizia, perché ci sta. Questa è una cosa importante, l'amicizia è un valore veramente eccellente laddove, ecco, lo si sa praticare, lo si vuole praticare in maniera corretta. Dunque, Napoghetè, io vorrei che tu ci parlassi, l'hai detto, quando sei malinconico, diciamo, quella vena malinconica positiva, tu sforni queste canzoni, ma raccontaci un aneddoto, ecco, o una storia, quando è che nasce la canzone per piacere? Ma la canzone nasce in momenti particolari della vita, e non solo, perché se avessi la possibilità io vorrei dare, anche solo moralmente, aiutare un po' tutti quanti, perché se mi permettete sono una persona abbastanza generosa, forse troppo nel mondo in cui viviamo. Di questi tempi, diciamo che, ecco, è raro. La canzone nasce da uno stato d'animo o da una semplice, questo l'ho detto pure a qualche amico a cui tengo, basta una semplice parola detta in una maniera un po' diversa che mi sprona. Oppure, non tutti gli accordi conosco, a volte una dissonanza mi fa partire. Mm-hmm. E quindi poi entro nella storia, perché io lo dico sempre, per scrivere bisogna viverla la storia. Io mi è stato commissionata un brano che poi ho scritto e inciso, nei Campi Flegrei, non, sì, conoscendo i Campi Flegrei, io nel momento in cui ho iniziato a scriverla, io sentivo l'odore del zolfo.
Sì, nasce così, perché proprio entro dentro. Quando ho scritto Canzone da Iera, che è dedicata soprattutto, cioè racconta la nostra adolescenza, quando ho scritto Canzone da Iera, io la prima volta che l'ho cantata, non ho vergogna a dirlo, pianto. Ma questo è un elemento di grande sensibilità che ti fa onore. Allora ascoltiamo Na Poc e Te. Peppe Ciringo, ci sentiamo subito dopo. Dammi Na Poc e Te, perché stasera la luna si nasconde e mi abbandona. Se scioglie chiano sangue ad intervena, fammi morire abbracciata a te. Mille sospiri mi fa sospirare, se cosa va, se chi ne è bene. Non serve le parole per st'amore, è fresca l'aria e tinta dall'aria una canzone fermo tempo. Tenimmi abbracciata, facimmi questa nostalgia, dammi una poca di te, perché stasera campa per sto pensiero, vive per te, fammi sonna in braccio a te. Appassionatamente è troppo dolce, sto sentimento che mi mette in croce, ma se sta croce mia si chiama amore. Con me e vin dall'aria una canzone, io tempo e cosa amare fa scorda, tenimmi c'è pa mano, lasciamo fuori a porta nostalgia. Che stasera dammi una poca di te, dammi una poca di te. Indovina chi viene in radio.
Indovina chi viene in radio. Bene, rieccoci di nuovo qui in diretta. Ragazzi, siamo nella parte finale di questa intervista. Ovviamente io, come dico sempre, l'artista va conosciuto attraverso le varie sfaccettature. Noi faremo in modo che la gente possa conoscere in maniera più a fondo, ecco, quella che è l'arte, diciamo, l'espressione musicale di Peppe Cirillo. E allora, ancora un'altra domanda. Ovviamente da napoletano hai avuto delle ispirazioni particolari a questo o a quell'artista? Oppure mi puoi dire, sì, è vero, però insomma ho una mia linea ben precisa. Io forse faccio peccato nel dichiarare che non sono un esterofilo. Questa è una cosa importante, guarda. Però sfondi porte aperte. Questa è una cosa che mi appartiene, lo dico veramente ad altra voce. Sei in una radio che manda gli spot in lingua napoletana, quindi... Diciamo che sono stato proiettato già da giovane verso il cantautorato. Ho iniziato a scrivere a 12-13 anni, cose banali, insomma. Però io ho vissuto i festival di Napoli, il 60 e passa, quindi l'ispirazione era quella là. Mi piace molto Gagliardi, Peppino Gagliardi, con il quale ho avuto anche un incontro e lui mi ha fatto dei complimenti per la sensibilità. Poi ascoltavo insomma i gruppi, Giardino dei Semplici, che poi ho avuto anche il piacere di avere questa collaborazione. Infatti la prima volta, ci dicevamo prima in privato, la prima volta che ti ho visto è stata proprio in occasione di un concerto del Giardino dei Semplici, tu eri tra i pochi ospiti, diciamo, ammessi a quella serata. Quindi, questo è stato un privilegio per me. E poi se mi consentite vorrei fare il nome forse dell'unico poeta, ma proprio come espressività di voce, a quale io mi accosto, ma con molta umiltà, Edoardo De Crescenzo. Parliamo di un grandissimo, insomma, uno che avrebbe meritato certamente più di quello che ha avuto e comunque dispone, almeno qui al sud, di uno zoccolo duro veramente importantissimo. Sì. Che dire, insomma, hai fatto un accostamento veramente bellissimo, quindi... Senti, Peppe... Abbiamo detto del concerto, parliamo anche del quarto CD che stai lavorando, in effetti. I pezzi sono già pronti. Sì, sì, ma io sempre lo dico con molta modestia, io potrei fare con quello che ho scritto, potrei fare ancora 4-5 CD, per la verità. Però il CD ha un costo e poi bisogna lasciare spazio a quello che si fa, altrimenti non viene promosso e restano là. Certo, questo è una piaga, sì. una noda dolente, insomma, questo sicuramente. Il quarto CD adesso lo discuterò, ma i brani in linea di massima già sono stati scelti. Il quarto CD lo discuterò con il mio sempre amico, fraterno, io dico così perché c'è feeling con questi musicisti, Pino Tafuto, che è lui l'arrangiatore mio di fiducia, sì. Che per carità gli cambia, perché c'è feeling, ci guardiamo e ci capiamo, insomma. E sceglieremo insieme i 10-12 brani. Bene. Sempre in lingua napoletana, rigidamente in lingua napoletana. Benissimo, Sara, a te la chiusura, poi i saluti. Allora, le 8.03 che hanno in cantiere prossimamente? Abbiamo in cantiere diversi eventi, naturalmente il prossimo sarà appunto il concerto di Peppe Cirillo, e per il quale insomma vi terremo aggiornati attraverso Radio Amore, appunto, che è la nostra radio, e nella figura appunto di Antonio Romano, e niente, quindi vi aspettiamo. Abbiamo la pagina Facebook dove ci sono 1700 iscritti più o meno. Beh. Abbiamo il sito web, per cui se ci volete seguire, insomma, ci potete seguire da lì, oltre che attraverso Radio Amore, naturalmente. Benissimo, allora Sara Della Monica, ciao e grazie di essere stata qui. Grazie sempre a voi, gentilissimi. Peppe Cirillo, ciao e grazie. Posso aggiungere una certamente, cosa? Aggiungi quello. Oggi che... ho avuto ancora la conferma che le persone per bene esistono e io mi trovo in mezzo a due persone per bene. Ti ringrazio, grazie. Veramente grazie. Gentile. Ciao a tutti, buona giornata, alla prossima. Grazie a tutti, ciao. Grazie. Indovina chi viene in radio. E pazie. O caro ciel. Esurda diel e catenel, cartelli cartona, cazzuno curt e scarpe rot, na palli pezz, a guainel. O pane, sale e voglia. Non fa tardi che stasera
diceva mamma mia, ma quanto tempo che è passato, sto tempo non dorme più, no. E ridra a terra e cartusce come una cella, e che paura, non voglio sto scura, e caramella e gonfettiella d'amore e stelle della muovene Natale. Una poesia vedinta all'aria, poi si è arrivato tu, ecco io sola all'indra sat, na mura della mia, ah. E sorricordo tanto tempo fa, troppe creature per ci pensare, c'è tutto bocca gna, caudi e bassa e sana va, e non si può fermare, no. Non suona roscio la fisarmonica, papà suonava e io cantavo canzone da ieri. Che armonia badin dall'aria, quando cantava poche nostalgie, ci adorno con pensiero e sorricordo non ne può cacciare, stanno in do cor un de può scurda, so cose da fa. Cagnan de nessuno e può mai cagna, non se può cagna, no. E paziella e pavarella cante e sogna canzone da ieri.